Ladies and gentlemen, boys and girls, good evening. Welcome aboard this Candlelight cruise. Welcome aboard the Princess Juliana, the name of the ship. The captain's name is Gerard. My name is... Allora, quando volete preferite un'altra cosa da bere, io vado a passare fra un attimo e potete dirmi. Bene? Sì. Il porto indietro è un bagno. Buon giro a tutti, buon divertimento. Qua i canali sono già scavati nel XIII secolo per trasportazione dai merci. Questa parte è famosa perché c'è anche qua il quartiere con le luci rosse. Si chiama la chiesa vecchia. La prima parte di questa chiesa era già costruita nel XIII secolo. Dopo la riforma è divenuta una chiesa protestante. First part of this church was already constructed in the 13th century. Bit of a contradiction anyway. So, do you want something else to drink? Yeah? Apple juice for you? It's apple juice.
juice, it's not healthy. Yeah, well. It's no. No bubbles. English, German. Well, I studied in Italy 4 years ago, for 6 months, for an exchange program. Okay, I have to tell something. May I ask you one question? But I have to tell something. One moment. Ladies and gentlemen, if you look to the left, you can see a small, thick tower. It's a former fortification tower. Qua a sinistra, il torre piccolo. The name of this tower, it's the Weeper's Tower, or the Tower of Tears, because before this used to be the place where the sailors said goodbye to the women when they sailed off on the Southern Sea. Because this, in fact, the whole line is the former coastline of Amsterdam. This used to be in the beginning all Southern Sea, and that's all artificial island. Former coastline, on your left side, the St. Nicholas Church, Catholic Church. La stazione centrale fu costruita su 9.000 palafitti di legno, disegnato da Kuipers, un architetto olandese, che ha già anche disegnato il Rijksmuseum, museo nazionale, ma forse si può vedere perché questi due edifici si assomigliano quasi gli stessi. The central station was designed by Kuipers, Dutch architect, and Kuipers also designed the National Gallery, the Rijksmuseum. Maybe you can see it because those two buildings that are well, very alike, almost the same, neo-Gothic style. Thank you very much. Keizersgracht, uno dei tre canali principali a Amsterdam. Gli altri due sono il canale dei Principi, Prinsengracht, e il canale dei Signori, Herengracht. Questi tre canali sono stati scavati nel XVII secolo per l'estensione della città. At this moment we have turned into the Emperor's Canal, in Dutch Keizersgracht. It's one of the three main canals. And the two other ones are the Prinsenkanaal, Prinsengracht, and the Gentleman's Canal, the Herengracht. And those three canals were dug in the 17th century for extension of Amsterdam. Ai patici e vengono ancora usati quando la gente si trasferisce a casa per installare su mobili. Anche ci sono della casa nei canali che sono state costruite con la parte superiore della spacciata, spargente o po', sono costruite così express nel secolo XVII perché così era più facile installare su merci ai patici senza toccare i muri. Abbiamo partito il canale dai Paturi altra volta. Adesso andiamo nella direzione del canale dai Principi. Well, as you've seen, we have left the Emperor's Canal and we're now heading for the Prinsen Canal. E poi tutti i numeri di Gambella che passi tutti in questi canali di
Infatti non abbiamo cenato, così stiamo parlando. So the family Frank lived there for about 2 years, hidden of course. Only the father, Otto Frank, he survived the tragedy. And the diary of Anne Frank has been translated in about 80 different languages. La famiglia Frank ha vissuto... Canal, and we're now about to sail in the direction of the Gentleman's Canal, the Herengracht. So then you've seen the three main canals. Partiamo adesso il canal dai Principi e andiamo adesso nella direzione dai canali dai Signori. Biciclette non ancora i canali, perché ogni anno la città Amsterdam trova nell'acqua più o meno 15.000 biciclette. Heel even wachten, Fabiola. Ik ben er bijna langs. Ja, ik weet, ik had je wel goed. Ja, redelijk, ja. The church on the left side, is it the Amstel Church? Thank you.
To the right, the Sea Palace, a floating Chinese restaurant, and it's a copy of the Jumbo in Hong Kong. Adesta il Sea Palace, un ristorante cinese caleggiante, e un copia di un ristorante molto famoso ad Hong Kong, il Jumbo. This is the old harbor of Amsterdam. Questo è il vecchio porto di Amsterdam. Il edificio grande a sinistra si chiama la casa di navigazione alla forma di un nave, ma un altro nome è la casa con le mille finestre. There's this big building on your left side with a flagpole on it. This is the shipping's house. It's built in the form of a bow of a ship. It's the form of a ship. But we also call it the house with 1,000 windows. Invece quella cosa sembra una nave che guarda una nave che sta affonda però. To the right, Hotel de Euro, 5-star hotel, quite a luxurious hotel. The owner is Mr. Heineken of the beer brand Heineken, Freddy Heineken. He owns the hotel. No.
Wakey, wakey, everyone. Ladies and gentlemen, boys and girls, we have, as you probably have noticed, almost arrived at the end of our candlelight cruise. Well, the captain and I, we sure hope you enjoy the cruise, that you found the route interesting, and that you could also appreciate my explanations a bit. If you want to show any of your appreciation, well, we thank you in advance. We wish you a pleasant stay here in Amsterdam. Enjoy your days here, your evening. And well, thanks for your attention. Bye-bye. Signore e signori, ragazzi, siamo quasi finiti con il giro, con i cadelli. Il capitano e io speriamo che voi siete contenti e che potete anche apprezzare un po' le spiegazioni italiano. Quando volete esprimere apprezzioni, vi ringraziamo in anticipo. Allora, buona permanenza a Amsterdam, buona serata, grazie per l'attenzione, arrivederci, ciao! Bye-bye. Thank you.